contento della levataccia? Come una Pasqua, direi. Ti vedo felice. Hai visto? Sei contento pure tu allora. Dove sta? Lo vedi con la giacchetta gialla? Pronto per andare nell'ospedale. Guarda, guarda. Guarda come claudica. Guarda come claudica bene. Sì, sì. Claudica. Stai, guarda, stai. Ci siamo messi a centro incrocio. Sì. Dai, forza Giovanni. Cioè, chiedo scusa un attimo. Che c'è il signor Sant'Orsola che deve entrare. Comunque, buongiorno. Claudichi meglio di prima, eh? Cioè, ti vedo che claudichi bene. Come va? Ecco, buongiorno. Che è successo? Però ho tutto il cazzo. Paura? C'è un lato, no? Di perdere il ginocchio. Che comunque che dai. Dai, addirittura. Cioè, hai salvato la gamba con... Ho capito bene. Hai salvato la gamba in quel modo, adesso per un banale intervento al ginocchio hai paura. Proprio le cose più banali, perché questo posto. No, lo sapete. E la valigia. Che valigia? La valigia sul letto. No, quella del lungo ricovero. No, non c'è. Non c'è nessun lungo ricovero. No. E tu potresti già oggi uscire. Io oggi esco. E lo dici così, cioè con questa disinvoltura. La regola è di ospita, cioè faccio ed esco. Fai? Ed esco. Fanno. Fanno. Speriamo bene. Però fanno. Il ginocchio. Tanto te lo devono fare il ginocchio. No, perché tu avresti dovuto dire, sai Antonio, ti devo comunicare una cosa importante, sì, sai, potrebbe succedere che oggi, Allora vuoi che tu vieni al policlinico due volte al giorno? Assolutamente no, nel senso che saresti rimasto là col tuo amico Carrello e qualche buon cuore che ti dava un caffè ogni tanto. Fidati. Beh, loco, che ci le mani impegnate. Perché altrimenti. Altrimenti l'avrei fatto io. Tu proprio, due volte al giorno, mangi sali col tuo Carrello. Sì, ma fai di nuovo. Sono mai andato due volte al giorno. Sei andato anche due volte anche al giorno. Sabato, sì. Bravo. Anche festivo. Anche di domenica si è andato. Vatti in me. Qua. Loco. Qua. A me qua. A te qua. A te. La finite. Eh? Tu poi non vedi l'ora di inzuppare in questo. Quel che è giusto è giusto, se capisci. Solo voi dovete inzuppare. Inzuppo pure io. Quando arriva a me un turno, io devo inzuppare. Comunque il buongiorno di Tino è sempre il buongiorno di Tino. Qualche tetta ti ha mandato qualche culo. Questi sono i buongiorni di Tino. Che? C'è un po' di fortuna, diciamo. Che poi, da dove li prendete tutti quei video tementi? Li girano, sai. È vero che tu hai un circolo di amici vacantini single. Quindi. Sono. No, dai. Sono la sinistra. Ah, quella solenne, eh? Oh! La sigla solenne. Un giorno così non lo scordi mai più. Hai visto? Perciò glielo ho mandato. Il problema vostro è che rimane sempre solo. No, dipende. Così, lo sai. Cioè, dipende. Ognuno sei fatti suoi, lo sai che ognuno. A te è solenne proprio. Che a te ormai è solenne. Quante cose, troppe cose volete sapere, come, ragazzi. Sono fatti nostri, li metti in piazza. Troppe e cose. Voi non li vuoi mettere in piazza, come vuoi fare? Quindi oggi c'è questa coalizione, questa joint venture. No, è capitato, lo sai che ognuno. Quando io devo dire giusto, cosa, quando ti ha chiamato te, quando ti ha chiamato te, ma ti ha chiamato te. Come si chiama il medico che ti opera? Dottore. Ma che vai sopra? Tutto sopra. Sotto? Questo, se lo buttiamo all'angolo e se ne va. Ti accompagni all'ortopedia. Sì. All'orto ti accompagno. Va bene. Però bisogna cambiare allora. Ah sì, perché sennò poi il terreno ti sporca. Va bene, ragazzi. Come iniziamo la giornata. E quando ti chiamo? Perché non ti... Giunti? 41 bis. Sì, 41 bis per Giovanni. Cospito libero, anche qui. Cospito libero. 41 bis per Giovanni Sant'Orso. E quando ti chiamo devi venirmi a prendere. Cosa? Cosa? Chauffeur. Antonio, gentilmente. Chauffeur. Potresti Antonio, venirmi a prendere. Devi, sei costretto.
e non 10 minuti e sono 3 ore e mezzo. Anche 4 in alcune circostanze. Non è. È restunno telefono. Ricorda che mi chiamo Antonio, non Ambrogio. Ambrogio faceva pubblicità, era il maggiordomo. Io sono Antonio. Che giornata. Arrivederci.